ci sono correnti nel mare del mercato immobiliare che ogni tanto è difficile spiegare. È il caso della divergenza tra i prezzi delle nuove costruzioni e le compravendite. Nel primo trimestre del 2024 i prezzi medi a Milano sono cresciuti del 2%, significa che un metro quadro costa mediamente poco più di 6.500 euro. Il mercato sembra però reagire meno bene che in passato. Sempre riferendoci alle nuove costruzioni, le compravendite sono state il 13% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono questi i numeri emersi dalle rilevazioni della Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, presentate nelle scorse ore. A Milano, come tutti sappiamo, ci sarà una riduzione importante di quello che è il prodotto oggi di nuova costruzione, proprio per le note vicende che a tutti quanti ormai conosciamo. Quindi questo creerà un'ulteriore scarsity di prodotto in una realtà dove ormai si costruisce sempre meno. Il tema della casa resta caldo anche sul piatto del Comune di Milano e lo fa a maggior ragione dopo lo studio presentato nelle scorse ore dall'economista Carlo Cottarelli, che ha suggerito al Comune di ridurre le quote di edilizia sociale che Palazzo Marino impone ai costruttori. L'assessore alla partita Guido Bardelli commenta così. A mio parere accostare ad interventi privati anche ad interventi edilizia residenziale sociale sostenibili è un'opzione da cui non possiamo ritornare indietro. Per l'assessore Bardelli piuttosto le soluzioni sono altre. In questi ultimi anni è mancato un mercato a prezzo convenzionato, concordato. È mancato per una serie di ragioni, non perché non ci siano operatori, il mondo delle cooperative, il mondo delle fondazioni bancarie, non perché non ci siano operatori, ma perché ci sono state circostanze di mercato che hanno impedito a questa imprenditorialità sociale di avere lo spazio che merita. In comune, in effetti, si continua a lavorare ad un nuovo piano casa che dovrebbe immettere sul mercato, così come annunciato anche dal sindaco Sala, 10.000 nuovi alloggi a prezzi abbordabili. E uno degli strumenti che il comune intende attivare su questo fronte è quello dello sfruttamento delle aree pubbliche presenti in città. Mettere sul mercato delle aree comunali a prezzo bassissimo, a prezzo gratuito per quanto riguarda l'affitto, se convenzionato ai canoni di cui parlavamo prima. Il nuovo piano casa dovrebbe essere presentato già nelle prossime settimane.